Hai intenzione di avviare una nuova attività di vendita su Amazon, ma hai qualche timore? Non ti preoccupare perché è assolutamente normale. Ho voluto infatti chiedere ad alcuni clienti dello studio quali fossero le loro paure prima di diventare dei venditori su Amazon e anche come le hanno superate. Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Allievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi vende su Amazon. Oggi volevo parlarti delle paure, delle preoccupazioni che qualcuno potrebbe avere prima di diventare un venditore di Amazon, prima di avviare il proprio business di vendita su Amazon. In particolare ho voluto chiedere ad alcuni clienti dello studio Allievi quali fossero le loro principali preoccupazioni, le loro principali paure prima di avviare questo business che è davvero molto interessante. E ne ho individuate quattro, quindi vorrei vederle con te ad una e soprattutto capire come superarle. La prima paura è quella di non sapere abbastanza come funziona Amazon, come funziona la piattaforma, come diventare un bravo venditore su Amazon. Lo so benissimo che ovviamente è una piattaforma molto complicata perché abbiamo tantissimi clienti che vendono su Amazon e quindi conosco molto bene il Seller Central, però ti posso dire che non può essere questa la scusa per non partire. Chiaro che devi studiare prima di partire, devi calarti in questa realtà, ma ci sono veramente tanti modi per imparare correttamente come funziona la piattaforma e come diventare un ottimo venditore su Amazon. Ci sono moltissime risorse anche gratuite che trovi online. Prima fra tutto anche all'interno di Amazon stesse ci sono le linee guida di Amazon che ti spiegano come appunto operare correttamente. Poi c'è l'ottima Seller University con diversi video, con tantissime spiegazioni molto interessanti. E poi ci sono corsi che puoi trovare online, ovviamente devi trovare dei formatori che siano qualificati e professionali. Quindi assolutamente non hai nessuna preoccupazione da questo punto di vista per cominciare a diventare un venditore su Amazon. C'è la possibilità assolutamente in modo facile e immediato di diventare un ottimo venditore su Amazon e di imparare soprattutto come diventare un ottimo venditore su Amazon. Quindi assolutamente ti devi formare, ma non può essere questa la scusa per non partire e diventare un venditore su Amazon. La seconda paura è quella di non avere un prodotto profittevole da vendere su Amazon, cioè quello di non trovare il prodotto giusto da vendere su Amazon. Ti dico subito che non è facile ovviamente trovare il giusto prodotto o i giusti prodotti che ti possano permettere di avere successo su Amazon, ma anche questa non è una scusa per non partire, piuttosto ti devi prendere più tempo, non devi avere fretta di partire, fretta di diventare un venditore su Amazon e quindi iniziare a vendere i primi prodotti che trovi. Assolutamente ti devi prendere il giusto tempo per analizzare il mercato, la concorrenza, i prodotti, i fornitori, per individuare esattamente qual è il prodotto migliore da vendere. Abbiamo dei clienti che si sono presi anche qualche mese prima di effettivamente diventare dei venditori su Amazon, perché dovevano attraversare tutta questa fase di ricerca del prodotto. Quindi piuttosto prenditi un po' più di tempo, ma anche questa non può essere la scusa per non partire e non diventare un venditore su Amazon. La terza paura che blocca i potenziali venditori su Amazon è quella di non avere abbastanza capitale per poter partire, di non avere abbastanza soldi per poter partire. In questo caso bisogna fare un po' di chiarezza. Ovviamente per poter partire in modo corretto su Amazon e diventare un vero venditore su Amazon non basta un capitale estremamente ridotto, 300, 500, 1000 euro. Ovviamente con un capitale così ridotto non potrai mai diventare un venditore su Amazon. Però c'è da dire un'altra cosa, che per diventare un venditore su Amazon serve sì un capitale, ma che è inferiore rispetto a un capitale che magari serve per diventare un venditore tradizionale, con un negozio tradizionale. Questo perché hai molti meno costi, per esempio non hai affitti, non hai necessità di avere particolari licenze, autorizzazioni. Quindi hai la possibilità sì di partire con un capitale che sia congruo per poter appunto essere un vero venditore su Amazon, ma che comunque sarà inferiore rispetto al capitale che
per esempio, dovresti avere se volessi diventare un venditore tradizionale con un negozio offline. Quindi ovviamente il capitale ci deve essere e deve coprire tutta una serie di spese, soprattutto anche di formazione, come ti ho detto all'inizio, ma poi spese per avere uno stock iniziale, spese per fare anche attività di marketing del prodotto, dei prodotti che stai per vendere, ma comunque sarà un capitale che nella fase iniziale sarà in ogni caso inferiore rispetto a un negozio tradizionale. La quarta paura è quella del fallimento, cioè quella di partire e le cose non vanno come vorresti. Ovviamente c'è questo rischio, c'è il rischio che tu possa diventare un venditore su Amazon e tu possa fallire, probabilmente magari perché in passato hai già subito un fallimento o comunque hai visto già qualcun altro che ha subito un fallimento e quindi questa paura ti frena dall'iniziare. Però in realtà dovresti vedere il fallimento come un qualcosa per imparare, per crescere. Considera che il fallimento tendenzialmente è un evento, non è una persona, quindi è un evento che può verificarsi, ma non vuol dire che quella persona sia fallita per sempre. Quindi considera che magari anche gli incidenti di percorso che hai avuto in passato o che hanno avuto altre persone che ti frenano dal partire, in realtà possono essere, diciamo, uno strumento per aver fatto esperienza. Poi potrebbe anche capitarti che inizi con un prodotto che non è profittevole, ma non è detto che il primo prodotto sia subito profittevole, quindi potresti subire un fallimento per il primo prodotto che metti in vendita su Amazon, ma magari dal secondo, dal terzo, quando prendi confidenza con il mercato, con la piattaforma, potresti iniziare a vedere i primi risultati. Quindi mi raccomando, non fissarti su questa paura di non essere in grado di avere successo su Amazon. Bene, queste erano quattro preoccupazioni, quattro paure che ho individuato in alcuni clienti dello studio che me le hanno raccontate ma che le hanno superate, che ora sono dei venditori su Amazon. Quindi mi raccomando, concentrati e cerca di superare queste paure, queste preoccupazioni. In ogni caso, se hai qualche domanda da farmi su Amazon o comunque su questo video, inseriscila pure nei commenti sotto a questo video e sarò ben lieto di darti una mano. Se invece hai bisogno di una sessione di assistenza personalizzata con me o con uno dei professionisti dello studio su aspetti contabili e fiscali del business dei venditori su Amazon, allora trovi il link nella descrizione sotto a questo video per poterla prenotare. Con oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video dedicato ai venditori su Amazon. Ciao, alla prossima!